Oggi vi porto con me alla scoperta di un prezioso repertorio di sculture arcaiche. Il gusto ionico trionfa nel tesoro dedicato dagli abitanti di Sifno, un'isola delle Cicladi, all'Apollo di Delfi. L'edificio, costruito a forma di tempio e destinato a custodire le offerte votive alla divinità, fu eretto nel 526-525 a.C. Le colonne, che normalmente troveremmo in facciata, sono qui sostituite da due cariatidi, figure femminili che indossano una leggera tunica e un ampio mantello di lana che ne avvolge il corpo. Cornici, sculture, fregi e frontoni costituiscono un bellissimo esempio di scultura decorativa ionica, caratterizzata da una drammatica animazione e dal grande dinamismo delle scene. Uno dei più famosi archeologi del nostro tempo, Ranuccio Bianchi Bandinelli, ha tentato una lettura dei rilievi del frontone. Secondo lo studioso, il fregio è opera di due scultori diversi. Questo perché il rilievo dei lati est e nord risulta più plastico, più decorativo e più grafico dell'altro. Entrambi gli artisti poterono esprimersi con libertà entro i limiti posti da un progetto preciso. È certo che queste sculture vennero ammirate dagli artisti dell'epoca e dalle successive generazioni. Il fregio si sviluppa sopra l'architrave sui quattro lati dell'edificio. Sul lato ovest, il principale, in corrispondenza dell'ingresso, era rappresentato il giudizio di Paride. A sud troviamo il ratto delle Leucippidi da parte dei Dioscuri. A est, invece, il concilio degli dei che, dall'Olimpo, assistono alla guerra di Troia. E infine, sul lato nord, vediamo la lotta tra gli dei dell'Olimpo e i giganti figli della terra. Un frontone decorava la parte posteriore dell'edificio con la rappresentazione della lotta per il possesso del tripode delfico. Questa vede come protagonisti Apollo che si oppone a Eracles, il quale tenta di portare via il tripode dirigendosi verso la biga. L'intervento di Zeus al centro del frontone pone quindi fine alla contesa. La scansione dello spazio, l'animazione, l'articolazione della narrazione e la complessità dei ritmi fanno di queste composizioni dei veri capolavori dell'arte greca antica. Il fondo delle scene, secondo una ricostruzione, doveva essere blu. Le iscrizioni indicanti i personaggi, alcuni dettagli delle figure, gli ornamenti dei cavalli e degli opliti erano invece rossi. Non dimentichiamoci infatti che queste opere che oggi vediamo nel totale candore del marmo un tempo erano dipinte con svariati colori. I materiali originali appartenenti alla decorazione e trovati nel sito archeologico di Delfi sono esposti oggi nel museo locale. Una sua ricostruzione è invece collocata lungo la via sacra che conduce al santuario. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!